Al termine di questa mia intensa esperienza di comando posso dire che il bilancio per quanto mi riguarda è ampiamente positivo. E a fronte dei tanti sacrifici anche familiari abbiamo raggiunto tanti importanti obiettivi, traguardi, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista operativo che dal punto di vista istituzionale. Dal punto di vista operativo, al di là delle tante senza fare confronti con il passato, al di là dei tanti verbali, denunce e sequestri operati, quello il dato che tengo di più a precisare, a sottolineare, è che per tre stagioni balneari di seguito non abbiamo registrato né incidenti di rilievo in mare né tantomeno decessi in mare. Questo a significare che la cornice di sicurezza predisposta da questa capitaneria di porto, con il confronto continuo con gli operatori, con l'opera di prevenzione e di informazione con l'utenza balneare, ha prodotto i risultati sperati. Salvaguardia proprio della vita umana in mare. Dal punto di vista istituzionale, come non citare la cerimonia del 40° dall'istituzione del compartimento marittimo, una cerimonia senza precedenti, alla presenza degli ex capi comandanti del porto, voluta dal sottoscritto per ribadire il forte legame che c'è tra l'autorità marittima e la città. Un'iniziativa che è stata subito condivisa con entusiasmo dall'amministrazione comunale, a cui rinnovo la mia gratitudine per l'appoggio fornito in questo periodo. È chiaro che ogni traguardo, ogni obiettivo non sarebbe stato possibile raggiungerlo senza il supporto e la lealtà garantita dal mio personale, che mi ha consentito di raggiungere questi traguardi e di farmi crescere sia umanamente che professionalmente. A loro il mio grazie, un grazie che significa li porterò sempre nel mio cuore, così come la città di Mazara del Vallo. Grazie a tutti. Il mio auspicio è innanzitutto lavorare in un clima sereno, ma da questo punto di vista l'eredità che mi lascia il comandante Giovetti è in dubbio, ecco, questo è in dubbio. L'auspicio mio, per quello che ho potuto vedere, ma immagino quello della città, di questa economia, è che le infrastrutture portuali possano effettivamente, almeno durante il mio comando, essere realizzate. So che sono attese da tanto in questa realtà portuale, per cui mi auspico, ecco, di poter vedere che siano realizzate. Da parte mia, pur nel rispetto dei ruoli, cercherò di dare il massimo della collaborazione istituzionale agli organi regionali, all'amministrazione comunale che tanto si sta adoperando. E poi ovviamente il ceto peschereccio, insomma, cercherò di stare vicino, capisco che è un momento un po' particolare per loro e cercherò di assicurare quella che è la giusta collaborazione, leale collaborazione tra istituzioni e operatori. Autorità, gentili ospiti, rivolgo a voi tutti il mio saluto più sincero. La vostra presenza mi conforta e mi fortifica nell'affrontare questo nuovo percorso di vita professionale, pieno di responsabilità, ma sono certo altrettanto ricco di soddisfazioni. Per un uomo nato in questa provincia, e che ha avuto la fortuna di intraprendere la carriera di ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, assumere il comando di una sede così prestigiosa rappresenta un punto d'arrivo, una soddisfazione a prescindere, un onore assoluto. Mesi addietro, nella città di Trapani, nel corso di una cena condivisa tra gli altri proprio con il direttore marittimo, tra una battuta e l'altra, l'ammiraglio fece una previsione, pronosticandomi il comando di Mazara del Vallo. Ebbene, alcune settimane fa, quando sembrava definitivamente accantonata, quella previsione invece si è materializzata e oggi sono qua insieme a voi a celebrare il collega Giovetti dopo un biennio ricco di soddisfazioni e di risultati brillanti e a formalizzare anche il mio insediamento. È proprio vero, gli ammiragli hanno sempre ragione e certamente l'ammiraglio Martinez in quell'occasione ha azzeccato la sua previsione. Io lo ringrazio personalmente di tutto. Anche con la spontanea cordialità che ha sempre dimostrato nei miei confronti. Ringrazio l'ammiraglio De Felice che con la sua presenza dimostra la vicinanza della Forza Armata al compartimento di Mazara del Vallo. Ringrazio soprattutto il comandante Giovetti per l'amicizia dimostratami nei primi giorni di permanenza. In questa settimana di affiancamento ho apprezzato le sue qualità umane e professionali ed ho chiaramente percepito la bontà delle relazioni istituzionali che ha saputo instaurare, nonché il clima sereno che regna tra il personale, che è quanto di meglio si possa avere all'inizio di una nuova esperienza di comando. A lui non posso che rivolgere il mio più caloroso abbraccio e un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico, che sono certo gli riserverà altrettante soddisfazioni. Pino porterà con sé il ricordo di un periodo intenso e irripetibile,
e un pezzo di Sicilia rimarrà per sempre custodito in un cassetto del suo cuore. Anch'io ringrazio il buon comandante Riccobene, che in questa sede svolge il delicato incarico di comandante in seconda. Dario mi ha accolto con sincero affetto e con fiducia incondizionata, fiducia che è certamente frutto di comuni e lontani trascorsi nella vicina Porto Empedocle, quando la realtà delle capitanerie di porto era ben diversa da quella attuale, e dove un gruppo di giovani ufficiali molto unito è cresciuto insieme sia professionalmente che umanamente, non lesinando mai impegno. Ufficiali che oggi rivestono incarichi di responsabilità in varie realtà portuali, altrettanto rilevanti come quella di Mazara del Vallo. Ed è proprio l'impegno che oggi io prometto a tutti voi, lo prometto soprattutto al mio personale e a questa bellissima città. Impegno, serietà e buonsenso. Proverò con tutte le mie forze a non allontanarmi mai da questi valori nell'esercizio dell'azione di comando, avendo la fortuna di potermi avvalere di personale altamente qualificato. Ufficiali giovani e pieni di entusiasmo, sottufficiali, graduati, personale civile, esperti e competenti, equipaggi dotati di perizia marinaresca fuori dal comune. Io mi affido a loro e a loro chiedo di avere fiducia, sicuro di poter lavorare in sintonia assoluta, requisito necessario per conseguire e condividere risultati e soddisfazioni, oltre che per risolvere e superare quelle problematiche che inevitabilmente sorgeranno.